Buongiorno, oggi voglio parlare un po' di Nicolaus Copernicus. Sappiamo che Nicolaus Copernicus era un polacco che ha studiato in Italia e chi è stato primo scopritore di certe, ha fatto certe rivoluzioni in astronomia. Ok. Nicolaus Copernico nacque il 15 febbraio 1473 in Polonia da due genitori polacchi, però Polonia in quel tempo era condotta da un re tedesco. Per questa, sui genitori in generale, tutte persone parlavano polacco e anche tedesco. Tedesco era una lingua obbligatoria. Suo padre era un mercante polacco che parlava tedesco. Era nato a Cracovia suo padre. Sua mamma, Barbara Watzenrode, è anche lei una polacca che parla tedesco. Nata e cresciuta a Thorn da una casata originaria di Świdnica in lingua polonese, lingua polacca. Copernicus ha studiato lingua tedesca, lingua polacca, lingua latina. E dopo che dicevo, Polonia a quel tempo era tedesca, guidata da un re tedesco, e lui si considerava addirittura prussiaco. Dopo chi ha 6-7 anni diviene orfano, muore suo padre, lui ha adottato insieme ai suoi fratelli, fratello di sua mamma, che era un vescovo e si chiamava Lucas Watzenrode. E nell'anno 1489 è nominato vescovo della Varmia regione Ermia. E 1491 Copernicus entra nell'Università di Cracovia, dove conosce il matematico. Diciamo che ha avuto un professore che si chiamava Jacob Kobel, con cui rimuove, con quale fa un'amicizia e fa amicizia anche con un'amicizia di quale parla suo biografo Simon Starovolski nel 1627. Questo biografo Simon Starovolski, dopo 100 anni dalla morte di Copernico, fa una sua biografia e racconta in quella biografia di sua amicizia con questo professore Jacob Kobel. Poi, dopo chi finisce università, va a Torun, in Polonia, per qualche tempo, poi viene a studiare diritto in Padova. Si dedica agli studi. Prima studia di medico, poi di teologo, poi giurista, diventa a Padova. Lui ha studiato anche medicina, anche diritto, diplomazia ed economia. 1491, studente all'Università di Cracovia, abbiamo detto. Dopo 1501 studia medicina a Padova, esattamente come dicevo. Nel 1503 si specializza in diritto canonico a Ferrara. Poi, nel 1504, a Bologna, si interessa e studia geografia e astronomia sotto la guida del professor Domenico Maria da
Novara, che è nato nel 1454 e muore nel 1504. Nell'anno 1512 Niccolò Copernico torna in Polonia dopo che ha effettuato tutti questi studi in Padova, in Italia, Padova e Ferrara. Lui torna in Polonia, dove per un tempo si riposa per un anno o due, e poi comincia a fare medico e segretario al zio vescovo che sta morendo. Poi lui lavora anche matematico e astronomo. In astronomia lui ha messo le basi della teoria eliocentrica. 1512. Continua a tempo pieno le ricerche in campo astronomico, stimolato dalla richiesta di Paolo di Middelburg, 1446-1500, vescovo di Fossombrone, che in occasione del Concilio Lateranese del 1512-517 discusse la riforma del calendario di Demetrio Marsi. Poi questa questione si mette anche nel 1896 della riforma riforma del calendario, sarà discussa anche nel 1896 quando il Concilio Lateranese no, mettendo le tutto quello che ha parlato Nicolaus Copernico. Nel 1515 Nicolaus Copernico inizia a esporre la sua teoria eliocentrica che poneva il Sole al centro dell'universo e non la Terra. Sappiamo che Aristotele in antichità ha provato a dimostrare che il nostro universo è formato che Terra è una pianeta fissa e che il Sole e la Luna girano intorno alla Terra. Poi, guarda, cominciando con 1515, con Nicolaus Copernico, poi con Galileo e altri, si mette già problema, si scopre che non è vero che nel centro dell'universo c'è la Terra. Nel centro dell'universo è il Sole. Teoria copernicana è pubblicata nell'anno 1543, anno della sua morte. Immaginate, il momento in quale lui stava morendo, e pubblica il suo libro De Revolutionibus Orbium Coelestium, libro sulle revoluzioni di corpi celesti, tutto il lavoro di Niccolò Copernico, e messo in questo che è formato da diversi volumi, non è proprio un libricino. Dopo, come dicevo, nel secolo 4 avanti Cristo, Aristotele propose una teoria che diceva che la Terra è immobile, la Terra è fissa, e che è al centro dell'universo. Poi suo libro delle revoluzioni dei corpi celesti, il nucleo centrale della teoria di Copernico è l'essere il sale al centro delle orbite degli altri pianeti e non la Terra. Come dicevo, lui scopre che non la Terra è pianeta fissa e che il Sole gira intorno a lei, che il Sole è al centro dell'universo. Il libro è punto di partenza di una conversazione dottrinale dalla sistema geocentrica
eliocentrica e contiene gli elementi salienti della teoria astronomica dei nostri tempi, compreso la corretta definizione dell'ordine dei pianeti e della rotazione quotidiana della Terra intorno al proprio asse. Sappiamo che giorno e notte la Terra gira intorno al suo asse. E di giorno il Sole lo illumina, di notte è in buio, no? Sappiamo che quando è giorno in emisfera nordica, in emisfera sudica è notte, quando è giorno in emisfera sudica è notte in emisfera nordica. Quotidiano della Terra intorno al proprio asse della processione degli equinozi. Equinozio dell'estate e dell'inverno. No, equinozio di primavera e di autunno, solstizio dell'estate e dell'inverno. Tycho Brahe è un astronomo nato il 14 dicembre 1546 a Praga, un ceco di questa volta. Anche lui pubblica certe scoperte sulle rivoluzioni del corpo celeste, un'opera divisa in 6 libri ed è dedicata a Papa Paolo III. Proprio in questi giorni, quando io stavo provando a fare un po' di libricino su questa famiglia, tra quale anche Papa Paolo III, Alessandro Farnese. È un'opera rivoluzionaria in astronomia, spiega una questione il movimento dei pianeti, come girano i pianeti intorno al loro asse, intorno al Sole. Apri il cammino alla conoscenza delle dimensioni del sistema solare. Galileo Galilei continua la sua teoria e lo difende le tesi di Copernico. Le stelle sono un mondo misterioso. Aristotele è ha emesso prima teorema, la Terra è il centro dell'universo. Poi tutto questo dibattito intorno a questa scoperta. Chi per tanti secoli, pensavano che, dopo, come diceva Aristotele, alla fine anche Aristotele, avendo strumenti un po' più primitivi, più, come dicevo, più, non riesco a trovare la parola perché mi cancella la memoria questi qua. Strumenti primitivi, no? Ha fatto anche lui una sua scoperta, Aristotele. Ora, la legge dell'inerzia. La Chiesa ha abbracciato questa teoria di Aristotele. È il momento in quale Copernico è venuto a dimostrare questa teoria dei corpi celesti intorno al Sole. La Chiesa si è arrabbiata. Addirittura sappiamo che Galileo Galilei, parliamo un giorno anche di Galileo Galilei, è stato proprio, come si dice? Tra le mani di Inquisizione, sotto un processo, è stato sotto un processo per questa difesa della teoria di Copernico.
interessante tutti questi. Il 1610, 4 lune orbitate, si scopre che il pianeta Giove aveva 4 luni che giravano intorno a lei. Poi 1616, Bellarmino, un inquisitore chiama Galileo a dire che non si sostiene la teoria di Copernico. Questa parleremo quando si parlerà di Galileo Galilei. Nicolaus Copernico è stato un grande medico, un grande matematico, un grande fisico, geografo e non diciamo un grande scopritore dei movimenti dei pianeti. E un po' ha combattuto la teoria di Aristotele, che diceva che Aristotele diceva Terra è una pianeta immobile e il Sole gira intorno alla Terra. Non è vero. Si è scoperto che Terra è una pianeta mobile che gira intorno al Sole. Vedremo che dirà Galileo.